Granchi nella Locride, fare sinergia tra comuni per individuare sul territorio e senza allarmismi strutture da utilizzare per l'accoglienza di eventuali profughi in arrivo sulla costa ionica reggina. E questo l'invito rivolto dal prefetto di Reggio Calabria ai sindaci del comprensorio. Il servizio di Antonio Condò. I consistenti sbarchi ultimamente registrati nel porto delle Grazie di Roccella Ionica e l'analisi dell'attuale situazione generale portano alla conclusione che si potrebbe andare verso una stagione di imponenti flussi migratori. Bisogna essere dunque pronti, preparati ad affrontare insieme periodi particolarmente impegnativi per gestire le varie situazioni al meglio e senza allarmismi. Ne è convinto il prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, che a Siderno ha voluto incontrare i sindaci del comprensorio. Stagione primavera-estate che si annuncia particolarmente impegnativa per quanto riguarda i flussi migratori, no? Mi pare ovvio che ci si deve un attimino attrezzare, quantomeno abituarsi all'idea che dovremmo affrontare giorni abbastanza impegnativi e quindi dobbiamo attrezzarci tutto qui. Quindi volevo confrontarmi con i sindaci. Ad oggi hanno dato disponibilità di strutture per l'accoglienza dei migranti i comuni di Ardore, Siderno, Stilo, Caoloni e Portigliola, ma ancora l'attenzione principale resta puntata su Roccella Ionica. Si tende molto a richiamare l'attenzione su Roccella Ionica, ma in realtà gli sbarchi avvengono un po' ovunque, quindi non è solo questione del sindaco di Roccella, per cui è nell'interesse di tutti essere pronti in caso di necessità. Non farsi trovare impreparati di fronte a nuovi flussi migratori, dunque, ciò è possibile, secondo il prefetto Mariani, solo organizzandosi per tempo e sinergicamente. Si tratta di organizzarsi in maniera razionale, senza nascondersi le difficoltà, ma anche senza eccessivi allarmismi. Io sono convinto che con l'organizzazione si risolvono molte cose.